Eccoci qui ragazzi con il nuovo appuntamento di Tomb Raider. Ciao a tutti, come va ragazzi? Tutto bene? Oggi continueremo verso la città segreta. Siamo al 28,2% di storia completata. E mi sa che ci vorrà ancora tantissimo per finirlo, quindi incominciamo subito come se non ci fossimo domani. Via! Oggi non lo so se, cioè, se andremo spediti per la storia principale oppure se ci girerà per fare magari qualche missione secondaria, sapete com'è. Ora vediamo, appena si conclude il caricamento qui. Vediamo sulla mappa. Oh, eccoci qua con la nostra Lara. Un saluto anche alla nostra Lara. Allora, mi sa che non possiamo diciamo, aspetta, mi sono dimenticato da dove dovevo andare. Lo so, sì. Mi sa che dobbiamo mandare di qui. Sì, dobbiamo prima uscire di qui, lo so. Non so pure dove scattarsi. Bene, bene. Tipo questo non lo fai, perché l'abbiamo già fatto, sto tornando indietro. Perché non mi ricordo nulla, oppure perché dobbiamo andare avanti, l'ho fatto un corso video. Ah no, che fetore! Deve essere il posto di cui parlava Ezio. Ammazza, che schifo, ragazzi. Perché? Calma, Lara, calma. Dai, Lara, tu, ora, vita. Oh, mamma. Sto per sentirmi male. Mamma mia, è il purgatorio, è il purgatorio, non so cos'è. Oh, meno male che sto prendendo la Y. No, dai, però, anche tu, eh. Perché non ti sei aggrappato, dici? Perché volevo lì un po'? Ah, ecco, perciò. Ok, piano. Via. Puoi farcela. Grazie per l'incoraggiamento, Lara. Tanto che sta ragazza ha una forza nel braccio e non gli sta là. Un rito sacrificale.
Ok, adesso... Adesso che però non ce lo ritroviamo di fronte, sapete com'è. No, no, non c'è nessuno, non si preoccupa. Oh, fantastico! Ci ha tirato la porta in faccia, ma... non approfittiamo. Non ho altra scelta. Mamma mia, poveretta. Non vorrei essere esposto, vabbè. Oh, ma sempre dei spazi più stretti, eh. C'è lì la ossa. È uno dei ribelli. Madonna, poi... deve esserci per forza un ingresso. Sì, là, là, un serpente con un occhio d'argento. Sono sulla buona strada. Sì, devo entrare lì. No, allora. La puzza si fa sempre più forte. Grazie per avercelo sottolineato, Lara. Lara, come procede? Ho trovato un altro serpente con un occhio d'argento. Devo essere vicina. E tu? Parlo di tatuaggi con... tatuaggi? Sì, hai visto quello di un orato? Raffigura un airone e un eclissi. Potrebbe avere qualcosa a che fare con lo scrigno d'argento. Mi sa di no. Oh, cane, 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 cane. Oh, calati. No, ma... no, la città segreta. Forza. Sopra la prova del serpente. Questa prova come sempre ci guardiamo un po' in giro per vedere se c'è qualcosa di buono da raccattare. Oh, via. Con queste urne immergono le viscere nel petrolio. Ok, un'altra cosa schifosa che hai detto. Pieni di petrolio e sangue. Ok, adesso dobbiamo spingere questa lì. Eccoci. Se il petrolio è infiammabile. Olè. La barriera è caduta. Devo proseguire. Bene. Aspettate che qua ci dobbiamo applicare la pareta. È una specie di camera di dissanguamento. Eh già. Una barriera.
Allora, saranno serviti centinaia di sacrifici per riempire queste condutture di sangue. Proviamo, ragazzi, proviamo. Allora, dove sto? Petrolio qua. Quello qua. Ah, vabbè che non sono morti, però. Accidenti, scorre dalla parte sbagliata. Oh, ha ragione, scorre dalla parte sbagliata. Ok, quindi lo fa già sto punto. Aspettate. Adesso. Dove si è messo questo gruppo qua? Facciamo così. Troppo pesante. Serve più forza. Troppo pesante, serve più forza. Aspetta, sta poco. Ah, ecco. Adesso lo togliamo e poi ce lo riposizioniamo lì. Okay, ecco. Andiamo indietro. Questo dovrebbe andare. Dove sono le cose? Oh, sta messo male questo, sta messo male quella. Proviamo. Dovrebbe andare qui. Sembra se non si blocca là. Vediamo.
No, sì, adesso ho preso una serie di... Questo qui. No. Ho fatto una cavolata. Volevo dire. Perché passa di lì e poi va di qui. Sì. Mi sento che va bene adesso. Vediamo. E se va bene dobbiamo correre a attivare il fuoco. E io mi sento una parte. Alla grande. Vediamo. Va benissimo. Ok, ora abbattiamo quella barriera. Vai, è stato relativamente semplice, raga. Ora cerchiamo lo scrigno d'argento. Andiamo a cercare lo scrigno. Un serpente. Ecco cosa cerca la Trinità. Che è successo? Vediamo. Sta negativo. Ecco il principino ribelle. Ashley! Laggiù, prendetela! Qualcosa mi dice che dobbiamo scappare. Ehi Lara, torna indietro se puoi. Ucho ti voleva chiedere qualcosa, forse un favore. Va bene, cerco di tornare il prima possibile. Zoologa.
possiamo potenziarci come abilità, due punti disponibili. Vediamo. Nessuno dovrebbe durare un periodo di tempo lungo. Se nemici, risorse, oggetti, la maledettività. Questo potrebbe essere buono. Evidenza. Potenzialmente le armi successive. Mi consente di tenere la corda. Allora, resiste danni causati dai nemici per un breve periodo di tempo. Devo avere subito un'uccisione furtiva. Adesso non è così una bella capacità di ottenere spirulina, non ti prego. Scusate. Penso che uccidere un secondo nemico durante un attacco furtivo. Trappolesca, freccesca. Migliora per recuperare le frecce quando ci si con l'arco, questo non sarebbe male. Però dai, mi voglio sbloccare questo. Se abbiamo più capacità di trattenere il respiro sott'acqua. Vediamo nel nostro inventario cosa ci possiamo potenziare. Niente. Bene. Quindi, perché mi dici quanto è esclamativo? Potenziamento. Ah no, non ci può far potenziare nulla. Bambini. Onorato sarà preoccupata per Ezri. Devo dirle che lo hanno catturato. Abbiamo tutto pieno. Che cosa stiamo prendendo invece? Parliamo. Non ho mai visto Uchu così arrabbiato. Uchu? Davvero? Cos'è successo? Non dovrei spettegolare, ma lui e Kabil stavano discutendo. Tenevano la voce bassa, ma si vedeva che si stavano innervosendo. Ah, abbiamo una missione secondaria disponibile. Qua c'è il monolite. Allora, le missioni secondarie, vediamo. Allora, si può avere la mappa? Cioè, una specie di missioni secondarie. Ok, specie aggressiva, parla qualcosa. Ah, questo mi sa tanto che sono... Oh, queste sono le sfide, queste sono... Ah no, diciamo in generale sono le missioni secondarie. Magari sopravvivenza. Allora, sconfiggi i 5 saccheggiatori. Imposta come missione secondaria attiva. Passare alla successiva. Ah, questi sono... Ok. Vabbè, poi nel caso ci andiamo a fare un salto. I nidi. Però questo qua me lo vorrei fare anche con missioni secondarie. Oh, questa è una missione secondaria. Poi ci vogliamo vedere bene la mappa. Non so se la rifacciamo tutta. Kit di sopravvivenza, dobbiamo vedere un pochettino anche il kit di sopravvivenza. Non c'è bisogno neanche di vicinanza, vediamo. Questo è un mercante, e non è un mercante. Voglio vedere se abbiamo sbloccato qualcosa di interessante al mercante. Allora, qui non possiamo più vedere perché abbiamo più. Piacere,
Vedi qualcosa che ti piace? Vediamo, c'è qualcosa che ci piace. Borsa, piccola borsa in pelle, aumenta la quantità di risorse artificiali che puoi portare con te. Così ci rimetto io. Ho dei bambini da sfamare. Ah, scusi, non me ne sono accorto che non ce l'avevo. Questo è oro. Ora ci vendiamo un bel po' di oro. E ora ce lo vendiamo tutto. Ah, vabbè, dai. Ecco a te. Oh, questo che è? Giada, il tessuto, il legno. Tanto il legno c'è in grande quantità. Complimenti. Questo che cos'è? Medicinale, pure questo. Tutto per vendere. Tanto li troviamo. Gli dei ci arridono. I funghi. No, pianto, questo che cos'è? Stoicismo. Vengono usati per curare. No, perché le miscele di erbe. Piante, concentrazione. Questo è pianta. Complimenti. Questo è penne d'aquila. Gli dei ci arridono. Ecco a te. Gli dei ci arridono. Bene. Possiamo mettere. Grazie, un po'. Ishiki. Un Urato sarà preoccupata per Ezri. Devo dirle che lo hanno catturato. Vabbè, torniamo un attimo indietro perché vorrei prendermi un po' di materiali. Adesso abbiamo aumentato anche la capienza nel nostro zaino. Adesso ci possiamo prendere quello che vogliamo. Non possiamo fare questo qua. Allora ci togliamo questo coso. Questo che è di sopravvivenza. Voglio andare a vedere. Cosa possiamo fare come ultima cosa? Il mercante sta qua, la reliquia. Allora in mandare uno per destra. Ah, quello l'abbiamo già trovato, quindi niente. Poi c'è il nostro accampamento. Questo che cos'è? Un altro kit di sopravvivenza. Allora ci prendiamo questo kit di sopravvivenza e poi ti diamo. Sto andando bene? No. Un Urato sarà preoccupata per Ezri. Devo dirle che lo hanno catturato. Che bellezza. Thank you.
Ok dai ragazzi, allora per questo video è tutto, noi ci rivediamo presto nel nuovo appuntamento Tomb Raider, e se riesco a registrare anche di Battlefield. Scusa perché non voglio far uscire un video di 2000 anni. Mi sto continuando così come se non ci fosse un domani a raccogliere le cose. E se non mi do una regolata. Va bene, dai. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento, tutto quello che volete voi. Un saluto a tutti dal vostro Mr. Frank, dalla vostra Lara.